questo è nato nel 2001, questa iniziativa Calici di Stelle, è il suo primo evento. C'è stato nel 2001, a seguire tutti gli anni è andato sempre a crescere, non è nient'altro che la competizione da parte dei produttori di vino artigianali di Campo del Monte d'Aburno che concorrono poi alla fine per arrivare alla premiazione qual è la migliore cantina che ci sta. In più Campoli del Monte Taburno come territorio rientra nel perimetro di Vini DOC del Taburno, Aglianico del Taburno, quindi per loro è una prospettiva in più, prerogativa in più che hanno per far degustare quelli che sono gli ottimi vini che producono e non solo, perché al di fuori al vino ci stanno altre eccellenze locali che ci distinguono come Campoli del Monte Taburno, che è il pane di Campoli del Monte Taburno. Non a caso il pane di Campoli del Monte Taburno è DECO, denominazione comunale di origine, che ci sta elencato sul sito del comune tutto il processo di come viene panificato, qual è la tipologia di cottura e tutto. Sindaco, come siete riusciti a portare Miss Italia qua a Campoli Monte d'Aburno e soprattutto cosa si aspetteranno le ragazze? Vabbè, un ringraziamento va fatto a Gerry perché è stato il promotore di questa iniziativa a Campoli Monte d'Aburno, è una mia conoscenza di vecchia data e quindi lo ringrazio a nome mio e a nome di tutto Campoli perché ha portato questa iniziativa a Campoli Monte d'Aburno. Un altro aspetto era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati come amministrazione comunale, quello là di far crescere quanto più possibile il turismo, e sicuramente un evento come quello di Miss Italia non fa altro che far sì che altri turisti vengano a Campoli e quindi possono visitare Campoli e valorizzare, degustare quelle che sono le eccellenze culinarie di Campoli e Monte d'Aburno e non solo. Come non parlare dell'altro avvenimento che si terrà il 20 e il 21, ci può spiegare che avvenimento è, soprattutto riveste un ambito più che altro provinciale e anche regionale? Sì, fa parte praticamente di un'iniziativa dell'associazione dei cacciatori che organizzano la Sagra del Cinghiale, che è il frutto praticamente di quello che loro riescono a cacciare durante l'anno, lo conservano e fanno questa manifestazione nella quale si può degustare il cinghiale fatto in diversi modi e in più essere accompagnati sempre da musica popolare e si balla.